Ciao, sono Max Gaetano e non so se mi si vede, mi autoriprendo un attimo. E intervistiamo una persona che purtroppo ha avuto reazione avversa da vicino, di cui i mass media non parlano. E questa persona, per ovvi motivi di privacy, anche se abbiamo qua i referti, comunque sempre tramite privacy perché è un sanitario. Giustamente ci ha chiesto di non essere riconoscibile, però non si tira indietro e per evitare che altre persone possano subire quello che ha subito lei, ci racconterà tutto. La chiameremo, come vuoi che ti chiamiamo? Erika. Erika. Allora, Erika. Innanzitutto, tu hai fatto il vaccino il 10 aprile. Adesso ci racconti come stavi fino al 9 aprile, come stavi a livello psico e fisico? A livello psicologico, come stavi? A livello psicologico stavo benone, a parte tutte le varie situazioni che si sono create in Cazzampoloso. ASL. E proprio per la gestione di questo Covid e quindi ero provata, ma stavo bene Cioè per la e, mala gestione forse. ma perché tutti noi siamo sottoposti Stress. a tanto stress Certo. e quindi stavo bene, andavo a correre, andavo in mountain bike. Ho fatto gli esami della medicina del lavoro il giorno prima ed erano perfetti, quindi io ero in buona Anzi, salute. addirittura dicevi che il medico ti ha detto, ma lei ha visto l'ospedale solo per partorire? Esattamente, sì. Ricordiamo anche che sei vegetariana. Sì, sono vegetariana da quando avevo 16 anni, quindi non è una cosa recente. E quindi io cercavo di avere uno stile di vita che mi faceva stare bene, Certo. senza nessuna ideologia, ma proprio per stare bene. Sì. Ero un po' perplessa su questo tipo di vaccino, pur non essendo Novax. Infatti, tutte le vaccinazioni, sia a me che a mio figlio, le abbiamo fatte. Ed ero molto perplessa su questa cosa che mi veniva imposta da un decreto legge e quindi il fatto che io sia mamma single con un mutuo da pagare e Scusa, prima senza. abbiamo detto che mi dicevi prima che tu hai avuto tre tipi di coercizione, perché tu sei andata piangendo il 10 aprile, non lo volevi Io fare, non lo volevo fare, non me lo sentivo in cuor mio e mi sentivo che sarebbe stato dannoso per la mia salute, ma poi speravo che questo non ecco i fosse. tre tipi di Quindi, coercizione. tre tipi di coercizione, Uno, naturalmente decreto quella legge. decreto legge, perché comunque ho Tra l'altro sempre. illegale, anticostituzionale, perché c'è una riserva di legge per fare trattamenti sanitari obbligatori, che vuol dire riserva di legge, vuol dire che deve essere una legge con iter parlamentare fin dall'inizio, non un decreto legge. Comunque, uno era questo. Due. L'altro era assolutamente quello economico, in quanto io potevo essere sospesa senza stipendio e mi ritrovavo senza nessun supporto né economico, ma anche la perdita di un lavoro a cui ho creduto fortemente fino ad ora, e ad ora che invece, diciamo, io sono molto provata e giuro, vorrei fare qualsiasi altro lavoro, proprio perché io sono talmente provata psicologicamente, e non solo per il vaccino, ma per tutto quello che è intorno a questa epidemia, o pandemia, come si vuole chiamare, e quindi io sono ora provata. Dopo la vaccinazione a cui io mi sono sottoposta senza purtroppo volerlo, Perché, scusami, la coercizione forte è stata che tu avevi una pistola puntata alla tempia, perché essendo da sola, non hai genitori, hai un figlio, non hai un compagno che ti aiuta, col figlio, mantieni tuo figlio, che non è appena maggiorenne, sta per diventare maggiorenne, e,
mutuo, c'hai anche se non sbaglio, ti sei sentita di doverlo con le fare, spalle al muro, con le come al i muro. Nazisti che ti puntavano il fucile. Mi sono sentita con le spalle al muro, tant'è vero che quella mattina mi sono presentata al medico vaccinatore, il quale mi ha visto piangere e mi ha detto: mi dispiace vederla così. Cioè lui ha capito perché piangeve? Certo, perché gliel'ho detto. L'ho detto, io sono qui per uno stipendio e ho tanta paura. Ok, mi sono sottoposta alla vaccinazione e poi ho aspettato i 15 minuti canonici. Che ricordiamo, in questo caso era Pfizer, il 10 no? di aprile, sì, 10 aprile Pfizer. Sì. E poi 10 minuti canonici, spiega cosa sono i 15 minuti di attesa per vedere se ci sono reazioni allergiche o quant'altro. Ho preso la macchina subito dopo e la mia testa era completamente disorientata, tanto è vero che ho sentito una spossatezza, ma soprattutto la testa che non mi quadrava, e ho fatto un giro più lungo per arrivare a casa. Quindi scusami, stai descrivendo un affetto avverso sia neurologico che fisico che psicofisico. Sì, questo subito dopo la vaccinazione. Sono arrivata a casa, ho avuto un Quindi forte... mezz'ora, 45 minuti? Il tempo di arrivare a casa, sì. E dopo i 15 minuti... Quindi hai sbagliato la strada per casa? Ho sbagliato la strada e non mi sentivo centrata con la testa. Ma qui, fino a qui, tutto bene. Arrivo a casa la sera, e quindi un formicolio pazzesco e un forte bruciore al braccio, seguito da tremori. E un grande freddo interno, al che era anche caldo, ma ho dovuto mettere due coperte per stare... Cioè, in pieno... Era una casa riscaldata. Era aprile, una casa riscaldata. Sì, sì, sì. Ho avuto tanto freddo interno che non so descrivere. Non è un freddo normale, è un freddo che viene da dentro. E poi... Quindi, giorno... aspetta, ricapitoliamo, a parte il problema neurologico e la spossatezza, oltre al grande freddo, ricapitoliamo, cosa hai avuto? Ho un forte bruciore e dolore al braccio. Quale? Il sinistro, che a cui bisogna stare molto attenti, perché si dice dove che... ho ricevuto il vaccino. Dove ho ricevuto il vaccino, ma è anche quello del cuore, che se hai problemi col braccio vuol dire che ci può essere un problema anche al cuore. Ok, e tremori agli arti superiori e inferiori. E mi sono stesa e sono andata a letto. E non riuscivo più a fare delle azioni semplici, tipo un sugo di pomodoro. O... Aspetta, a che ora hai avuto il vaccino? L'ho avuto alle 2, perché io mi sono presentata alle 2. Quindi la sera hai provato a fare la cena per te e tuo figlio, immagino. Esattamente. E quindi intorno alle 19, 19:30. Ero molto rallentata, facevo fatica a coordinare i movimenti, ma soprattutto a livello cognitivo ero completamente... persa, perché mettevo il tappo della bottiglia in una bottiglia piccola, oppure facevo fatica a fare le azioni quotidiane. Sono andata a letto, il giorno dopo mi sono risvegliata e sono andata fuori e ho avuto un malore, una sindrome presincopale con forti tremori. Aspetta, esattamente la sincope sarebbe uno svenimento, giusto? Uno svenimento, e volevano portarmi al pronto soccorso. Cioè tu hai chiamato il 118? No, io ero in un negozio dove faccio la spesa, sì? E sono caduta e non ho perso coscienza, ma okay. Tremavo. E sei caduta per un mancamento delle gambe? No, per un forte giramento di testa. E stavo svenendo, poi mi hanno dato l'acqua e sono rimasta lucida, ma mi hanno dovuto prendere e portare a casa perché io non camminavo. E il giorno dopo facevo fatica ad alzare il ginocchio, la gamba sinistra. Guarda caso, dello stesso lato. La gamba sinistra, e avevo questa, diciamo, perdita di equilibrio e grande confusione mentale, nausea, crampi addominali, eccetera. E quindi non ho voluto essere ricoverata perché io ho un figlio e dovevo gestire una situazione a casa e non volevo lasciarlo da solo. Ok.
Questo il giorno seguente. La mattina successiva, sì. Al che cosa hai fatto? Al Cioè, che? dopo lo svenimento in negozio, tu ti sei mai fatta chiara l'idea che avevi una situazione avversa da vaccino, È chiaro, sì. Il no? A quel punto. giorno dopo era un lunedì e io ho chiamato al lavoro dicendo che stavo male. Ho chiamato il medico Gli hai e... detto anche che secondo te era una reazione da vaccino o gli hai detto solo che eri malattia? Gliel'hai No, per il vaccino, detto certo. chiaramente? Chiaramente, Chiaramente, sì. sì. E cosa ti hanno risposto al lavoro? Niente, perché sono cose personali, quindi niente, io sono stata in malattia 1 mese e 10 giorni e nell'arco di questo tempo ho visto tutti i medici che non avevo visto prima, e, a partire dal mio medico che è stato molto evasivo C'è tutto, un medico curante, dicendo se che non per questi quando hai partorito, non effetti, l'hai mai, mai visto. esattamente, e mi ha detto che questi effetti dovrebbero essere passeggeri e io ho preteso una visita neurologica. Ok, ha detto che questi effetti dovrebbero essere passeggeri, quindi ha ammesso che erano reazione avversa, Sì, no? sì, Ok. sì, sì. Lui ti ha proprio visto poi, Mi ha no? visto, Ti ha fatto un'intervista, ti ha toccato. ha visto che gli occhi andavano per conto loro, mi ha fatto una visita, avevo il battito accelerato e del cuore, Quanto e non era? lo so, non lo so, non ricordo, e comunque io ho chiesto di Lui non ti fare... rilascia No, la visita nessuna diagnosi, canonica, nessuna no, diagnosi. nessuna E diagnosi. Sono riuscita a farmi prescrivere la visita neurologica. basta. Sì, intanto per cominciare. I tempi dell'ASL erano anche prioritariamente Anche se c'era la molto priorità perché priorità, effetto avverso, molto erano lunghi perché dovevo aspettare 1 mese, un mese e mezzo, mi poco avevi più di un detto, mese, no? sì, Sì. e Cioè, andavo a finire oltre metà maggio. per una cosa così grave come una reazione avversa grave. Esatto, e mi hanno detto se vuole farli subito deve farsi ricoverare, e che io ho chiaramente rifiutato e sono riuscita ad andare da un neurologo bravo a pagamento, e questo dopo 10 giorni, e Ok. lui mi ha riscontrato. Mi ha Ok. fatto una visita e mi ha Ok. Senti, riscontrato qua abbiamo anche questo dei evento. documenti dove abbiamo ovviamente tolto qualsiasi riferimento a te e a qualsiasi situazione a te attinente. Tu qua scrivi al medico di medicina del lavoro, perché fai questo scritto? Ricordarmi i sintomi che avevo. Ok, posso leggere. Allora, qua dici che in data 10 aprile 2021 ho ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer, manifestando i seguenti sintomi: formicolio e dolore al braccio sinistro, parestesie arti superiori e inferiori. Parestesie vuol dire blocco, vuol Parestesie, non le dire controlli, che non non c'è controlli a livello controllo. neurologico gli arti superiori e inferiori. Non stiamo parlando di una cosina da niente, no? Tremori, e anche questo non è tanto una cosina da niente, disorientamento e forti giramenti di testa, seguiti da malore senza perdita di conoscenza, la mattina successiva al giorno dell'iniezione. Anche questa cosa non è una cosina piccola. Sensazione di freddo interno, perdita di equilibrio, cioè tu sei caduta perché hai perso l'equilibrio a Io non causa di un riuscivo, giramento. no, quello è stato proprio una sincope, mi sentivo svenire, Hai avuto proprio una ero una sincope, adesso non so se si sente sincope, bene la tua voce perché sono qua. sì. Dolori muscolari e arti inferiori, debolezza e malessere generale, affanno al minimo sforzo quando tu fino al 9 aprile andavi a correre, Esatto. crampi addominali e nausea, no febbre, difficoltà alla guida, vista offuscata che non è una cosina da Esatto. niente, e il medico vaccinatore non mi ha informato dei possibili effetti collaterali. Ah, bene, bravo. Ti hanno fatto solo firmare quella clausola vessatoria priva di valore perché, come ricordiamo, che la Corte Costituzionale ha sentenziato che anche per i vaccini raccomandati, come è ovvio, vi è ovviamente l'indennizzo, il risarcimento civile e quindi tutte quelle cose, dei decreti legge, che il medico vaccinatore non è responsabile, la casa farmaceutica non è responsabile, lo Stato non è responsabile, nessuno è responsabile, sono tutte cazzate, la Corte Costituzionale dice che sono tutte stronzate e che c'è il risarcimento e che deve essere corposo, corposissimo.
Senti, quindi riesci a fare privatamente questa visita neurologica? Raccontaci la visita neurologica. Il medico mi ha ricevuto con una certa diffidenza e poi alla fine mi ha detto: tu non stai fingendo. A diffidenza che lui, quindi questo demente, credeva che uno vada al medico a fingere effetti avversi da vaccino. Pensa che, vabbè, E ma queste pensa a parole te. mi hanno ferito anche perché io non sono una persona che ha secondi fini, sono molto diretta e pensavo assolutamente di ricevere una visita senza nessun In buona complotto, in fede, buona fede, ippocratica. E anche perché io ero molto preoccupata per quello che mi stava per succedendo, tuo figlio, che ha solo per mio te, figlio che ha solo me. no? Al che lui mi ha diagnosticato, mi ha parlato di una ipotetica Guillain-Barré, una sindrome da Guillain-Barré, ma non l'ha scritta E sul sarebbe? foglio. Bisogna guardare la documentazione. Ma è una cosa È una pesante, molto immagino. pesante e neurologica, che Ah, può portare anche alla è una morte. degenerazione, quindi è una Esatto. malattia degenerativa. Ah, Demielinizzante, esatto. cioè toglie la mielina che Esatto. ricopre la nervatura e Esatto, i quindi non nervi. riesci più a controllare la muscolatura. Effettivamente, non l'ha scritto, ma ha scritto sintomi Quindi neurologici. lui a voce ti ha ipotizzato questa cosa, cioè Esatto. la nascita di questa malattia, Sì. Fa, guarda caso, dopo la vaccinazione. sto pensando a una Guillain-Barré, questo mi ha Ho detto. capito. E nella diagnosi, come vedete, ha scritto Adesso lo faccio vedere, allora. queste altre cose. Allora, nella voce terapia in corso, lui è costretto ad ammettere che ha avuto una vaccinazione Pfizer, prima dose, 10 aprile 2021. L'anamnesi c'è scritto sostanzialmente muta. Un figlio di 18 anni, Niente, modesto. ma queste sono le pregresse. La Ah. diagnosi è qua. Ah, scusa, leggevo l'anamnesi. Motivo della visita, aspetta, che lo riprendiamo, dopo vaccinazione Covid, parestesie ai quattro arti, disequilibrio, tremore, episodio presincopale, mialgie, astenia, è una cosa, cioè la stanchezza è una cosa pesante, dispnea da sforzo che tu andavi a correre e non avevi avuto, turbe visive, nausea. E oscillazioni, Positive aspettano, a Romberg. no, crampi addominali, scusa, dicevi? Oscillazioni positive a Ah Romberg. sì, no, scusa, che ho detto male io, e crampi addominali. Poi c'è scritto esame, obiettivo neurologico. Il dato saliente di Eon è iporeflessia diffusa con areflessia achillea bilaterale, oscillazioni pluridirezionali a Romberg. Vuoi dire due parole su questo esame obiettivo neurologico? È un esame neurologico che denota una sofferenza neurologica, quindi una sofferenza importante dove non c'è più il controllo del tuo corpo e quindi mi ha prescritto una risonanza cerebrale, un'elettromiografia e anche un esame per i polmoni, insomma, perché lui ipotizzava che Ok. ci fosse qualcosa anche lì per questa forte dispnea. Ok. Allora, nella diagnosi, la facciamo vedere, lui è costretto ad ammettere perché dico costretto perché lui era diffidente, pensa a te che soggetto questo. Pensa a te, cioè il rapporto di Ippocrate dice che deve esserci col paziente un rapporto quantomeno neutro, non che tu arrivi, lo vedi diffidente, tu già stai male, quello ti alza di più il cortisolo, non credo che sia poi obiettiva la sintomatologia perché cioè, la situazione è di diffidenza poi diventa reciproca, no? Certo. Diagnosi, sintomatologia neurologica insorta dopo vaccinazione Covid-19 e da contestualizzare secondo il decorso ed esito di quanto richiesto. Tra parentesi, screzio, poliradiculo, radicoloneuritico, post vaccinale, punto di domanda. Punto di domanda, eh? Questo è un cuor di leone, punto di domanda. Per il momento rinvierei somministrazione secondo no. Rinvierei, cioè ti rendi conto? Usa il condizionale, rinvierei. Questa non sta bene, questa persona qua. Probabilmente è da TSO. Sì, Scusami, queste sono è mie considerazioni personali perché anche se io so già la tua storia, è incredibile riviverla. Comunque, vai avanti.
E comunque ora sono qui e sono migliorata. Lui mi aveva consigliato il ricovero nel caso in cui fossi peggiorata. E quindi io mi sono curata, diciamo, ho cercato di depurare il mio fisico, con cose che non posso dire perché posso essere presa in giro, ma Comunque diciamo che hai evitato il ho ricovero, quindi evitato hai il evitato di farti ricovero riempire di farmaci. di veleni. Io non avrei sopportato un farmaco in più perché mi sentivo completamente affaticata. Premetto che non avevo più neanche l'uso corretto della parola ed ero rallentata nei ragionamenti e quello che io pensavo non riuscivo a dire. E leggo l'ultimissima parte. Accertamenti proposti: RMN encefalo più cervicale con MDC, MG sollecita per escludere poliradicolo neurite, visita pneumologica prioritaria, PCR, emocromo, CPK, elettroforesi, anticorpi, antimag e borrelia, accesso immediato, in pronto soccorso se peggiora. Mi avevi detto anche. Poli, avevi avuto una poli? No, mi avevi mandato un video di una professoressa che Una parlava di polinevrite una è polinevrite. questa di cui abbiamo Ed è parlato, la questa. Ok. poliradicoloneurite. Ok. Ok. Senti, vuoi aggiungere altri commenti a tutta questa situazione? Io sono molto provata Cioè, tu e dici adesso stai non meglio, però io sei sto tornata a quella del 9 aprile? assolutamente ancora no, è tant'è vero che vabbè, adesso è caldo, ma ho provato ad andare a correre, mi affatico molto, molto prima. E penso di farcela perché comunque io ho molta volontà, ma ho l'incubo di dover ripassare sotto altre dosi vaccinali proprio Ok, per il lavoro che faccio. ok, ok. Tu ti sei sentita protetta dallo Stato, dai mass media, da chi? Assolutamente da nessuno, sono sentita sola. Anche nella mia malattia, quando sono tornata al lavoro, i miei colleghi guardavano in basso e non mi hanno neanche chiesto come E secondo te stavo. perché? La paura è di Cioè, la paura di dover ammettere una dover reazione ammettere avversa, una reazione avversa, sì. che è È un tabù che non si può quasi dire? un tabù, sì. Cioè, non è che avevano paura che tu avessi sviluppato una variante, era proprio il No. tabù che non parlate con lei perché lei potrebbe informare sulle situazioni avverse. Quindi, gli ordini superiori di questo sistema malato sanitario italiano. Assolutamente. Ho capito. E vuoi aggiungere qualcosa anche di un po' personale? Non so, lo Stato ti ha protetto? Lo Stato crede di proteggermi facendomi inoculare un vaccino, quello che lui chiama vaccino. Io però desidererei che lo Stato mi chiedesse se io sono d'accordo a questa E vaccinazione. se tu hai le capacità economiche per rifiutarti? Esattamente. Perché se poi ti minaccia di toglierti lo stipendio, anche se tu non volevi, ti ha puntato una pistola. Lo Stato ti punta una pistola contro e poi ti dice: ma no, risarcimento non c'è. Per fortuna che almeno la Corte Costituzionale viene e dice: no, sai che c'è stato, tu c'è una testa di Kaiser e il risarcimento c'è. Però, voglio dire, uno alla fine che se ne fa del risarcimento se magari lui vuole tornare come il 9 aprile? Non è assolutamente quello a cui ho pensato, il risarcimento è stata l'ultima, diciamo, l'ultimo mio pensiero perché io sono preoccupata per il mio lavoro, per la mia salute e per mio figlio. Certo. Finito. Senti, tornassi indietro lo rifaresti? Penso di sì perché sennò mi toglierebbero lo stipendio. Ok, possiamo chiudere? Sì. Ok, grazie. Grazie.